Benvenuti qui, io mi corre ovviamente l'obbligo di ringraziare gli organizzatori del festival che mi hanno dato questa grande opportunità, questo piacere, perché io considero Fra Ibrahim un grande amico. Tra l'altro lui in giorni tutt'altro che facili per Aleppo ha esercitato nei miei confronti tutta la bellezza e la potenza delle opere di misericordia spirituale e corporale, perché mi ha ospitato, mi ha nutrito, mi ha fatto capire tante cose. Quindi, poi naturalmente, oltre che un piacere per questo, è un onore, perché Fra Ibrahim al-Sabah è veramente una grande persona, un grande personaggio, ed è un uomo che ha fatto, un religioso, un uomo che ha fatto veramente tantissimo per il proprio popolo. Quindi è un piacere ed un onore essere qua. Fra Ibrahim è stato, diciamo, per lunghi anni, anni lunghissimi, perché anni di guerra, anni di una guerra terribile, un eroe molto silenzioso della tragedia di Aleppo, città martire della Siria. Silenzioso perché lui non parlava granché, ma faceva molte cose, e silenzioso anche perché, come noi tutti sappiamo, l'informazione sulla Siria è stata un'informazione a dir poco ambigua per moltissimo tempo, e la sua voce ha trovato spazio solo appunto dopo che lunghissimi anni di sofferenze erano passati. Per fortuna poi questo spazio è arrivato. E io adesso non voglio rubare, a proposito di spazio, altro tempo, perché siamo qua tutti per ascoltare lui, e io cercherò con qualche domanda di aiutare tutti noi a dividere la sua esperienza, che è un'esperienza di grande valore spirituale ma anche di grande valore intellettuale, un'esperienza di conoscenza che per lungo tempo ci è stata quasi negata. E io quindi saluto Fra Ibrahim e comincio con la mia prima domanda, che è questa: la battaglia di Aleppo comincia grosso modo a metà del luglio 2012 e finisce di nuovo grosso modo a Natale del 2016. Io gli vorrei chiedere, se non sbaglio, è il 19 luglio quella che viene considerata la data di inizio degli scontri e della guerra in città. Ecco, io gli vorrei chiedere se può brevemente raccontarci il 18 luglio, cioè la vigilia della tragedia. Com'era la vigilia della tragedia, cos'erano i sentimenti della gente, perché la guerra in Siria era già in corso da più di un anno, quali erano i sentimenti suoi personali? No, buongiorno. Sicuramente quando è iniziata la guerra in Siria, è iniziata nel sud di Damasco, nella zona un po' vicina alla frontiera con Israele, a Dar'a in modo particolare, e anche è cominciata a Homs. In quel momento, all'inizio, nessuno pensava che sarebbe estesa per tutto il terreno siriano. Aleppo era molto molto lontana. Io ricordavo anche i commercianti, quelli che hanno i capitali più grandi, più grossi, parlavano con tanta sicurezza fino alla vigilia proprio di quello che è successo poi ad Aleppo. Nessuno pensava di questa estensione a livello nazionale di quello che è la crisi attuale. In certo momento ecco che arrivano le milizie, i gruppi armati, non si sa come sono arrivati, c'erano anche le armi nascosti in diverse parti di Aleppo, e quasi quasi c'era anche una mossa sistematica per distruggere le società industriali. Più di 110 di società industriali sono state saccheggiate e in poco tempo hanno preso tutti i macchinari per il sud della Turchia, poi hanno distrutto tutte le strutture di queste società. Di là è cominciata una vera agonia per i cittadini di Aleppo. In certo momento tante milizie, tanti gruppi armati, divisi, in conflitto gli uni contro gli altri, hanno preso in possesso 40% della città, che poi hanno potuto arrivare fino a 60% della città, mentre
l'esercito regolare ha potuto mantenere la presenza in solo 40% della città. Da quel momento una guerra atroce si è accesa ad Aleppo e missili che cadevano dappertutto sui civili, senza misericordia, sulle chiese, sulle moschee, sugli ospedali, sulle scuole, ma anche sulle abitazioni della gente, durante il giorno ma anche durante la notte. Non risparmiavano nessuno. Immaginate, fino a missili di 9 metri a cadere su un edificio di gente tranquilla, addormentata, disarmata, che si preparava a celebrare la Pasqua il giorno dopo. Questo è successo nel 2015, ma solo un esempio di quello che è successo poi. Poi alcuni di questi gruppi armati fondamentalisti che volevano la vittoria a tutti i costi hanno tagliato perfino l'acqua ai cittadini e quindi si moriva anche della mancanza di fame e anche della mancanza di acqua. C'era soltanto acqua non potabile che ha causato la morte di tanti e ha causato anche tante malattie che la gente, diversa gente, continua a portare nel corpo, di infezioni intestinali e altre cose. E quindi è così, da un momento all'altro, senza un'attesa, senza un avviso, lontano da ogni aspettativa, si è scatenata la guerra atroce in questa città. Ha fatto uscire 2/3 dei cittadini, tra musulmani e anche cristiani delle nostre comunità cristiane, che si sono buttati proprio con tutta la disperazione fuori, scappando magari in diversi altri villaggi o città in Siria, e altri perfino anche buttandosi nel mare per tentare una via di uscita. Quello che molti forse non sanno è che tutti questi anni Fra Ibrahim li ha trascorsi nella parrocchia di San Francesco, lavorando e svolgendo la sua missione. E la parrocchia di San Francesco è, credo, correggimi se sbaglio, a poche centinaia di metri, direi 500 metri, così per quello che ricordo io, da, per esempio, un luogo come la piazza Saed Farhad, che era la linea del fronte. Ci si sparava da un lato all'altro della piazza, e la parrocchia di San Francesco è a pochissime centinaia di metri quindi dalla linea del fronte. E questa parrocchia è diventata molto rapidamente, quando sono scoppiate le ostilità, il tema di questo festival è il futuro. Ecco, la parrocchia di San Francesco è diventata rapidamente una produttrice di futuro, perché in una città che diventava di giorno in giorno sempre più disperata, la parrocchia manteneva accesa l'idea e il sentimento che un futuro era ancora possibile. Sbaglio? O credo che io, a parte, ci racconterai tutte le opere concrete che avete svolto a favore della gente, però io credo che questo sia stato forse il dono maggiore che voi avete fatto alla città. Veramente noi abbiamo cominciato a agire senza indugio, non c'era momento neanche per pensare o per discutere. Abbiamo spalancato le porte del convento che accoglieva, da quel momento accoglieva tutta la gente di giorno e anche di notte. Avevamo a disposizione un pozzo dentro il convento, che è diventato un pozzo per tutta la gente attorno, di acqua potabile, ringraziamo il Signore. E abbiamo poi cominciato a pensare di come rispondere a questa emergenza senza limiti. Immaginate voi che non avevamo a disposizione, come potete immaginare, non eravamo pronti, nessuno di noi ha studiato gestione di crisi e di guerre o ha pensato di come agire prima in questi casi di emergenza, ma dall'altra parte questa carità nostra dentro il cuore non poteva permettere a vedere la gente morire attorno a noi senza agire in modo molto veloce. E quindi di là, con pochi soldi spiccioli nella tasca, abbiamo cominciato ad aprire i progetti. Prima l'accoglienza senza frontiere, senza limiti, a tutta la gente senza distinzione, l'ascolto del cuore, l'ascolto compassionevole, lontano dall'indifferenza,
una donazione, dedicazione totale ai poveri e ai deboli, che in quel momento fino ad oggi è tutti i cittadini che sono diventati i più poveri, è la periferia esistenziale di tutto il mondo lì ad Aleppo. È di là che abbiamo cominciato a sviluppare, secondo quello che vedevamo di emergenza, a sviluppare dei progetti di prima necessità. Abbiamo pensato all'acqua, ma poi tanti anziani rimanevano a casa senza poter venire per attingere l'acqua, e allora lì abbiamo anche sviluppato un sistema di distribuzione di acqua attraverso camioncini, pompe, per distribuire alle case con dei bambini o con dei casi particolari di anziani che hanno bisogno di assistenza. Ma poi abbiamo anche aperto la porta per la distribuzione dei pacchi alimentari. La gente moriva di fame, immaginate, in una casa per un anno, due anni, tre anni nessun pezzo di carne è entrato. Anche il formaggio era proprio un miracolo vederlo a casa. Immaginate quale malnutrizione c'è nella gente, c'era, e anche allo stesso tempo un po' trascuratezza della salute a causa di questa emergenza. Tanti medici sono scappati anche della città, e anche lì abbiamo cominciato a pensare non soltanto di combattere la fame e la sete, ma abbiamo cominciato perfino a pensare di creare un tipo di assicurazione sanitaria ai cittadini, iniziando con i nostri cristiani. E lì abbiamo potuto coprire lentamente tanti interventi chirurgici costosi, seguire un po' lo stato di salute dei bambini, degli anziani, ma di tante tante persone. Poi lentamente le emergenze continuavano ad apparire. Il nostro cimitero è tutto affondato, era una frontiera fra le parti in causa, e quindi era affondato di acqua, non si poteva seppellire la gente. Ma una volta poi anche che è stato riacquistato, dovevamo noi pensare come parrocchia a fare tutte le funzioni e fare tutte le riparazioni. La chiesa, da una struttura che veniva aiutata e assistita dal popolo, è diventata quella che assisteva i cristiani e poi anche tutto il popolo. Noi è così è successo fino ad oggi, che noi paghiamo per tutti i servizi che facciamo per i nostri bambini, ma anche per i nostri morti, per le nostre famiglie. Abbiamo cominciato lì a pensare anche di seguire tanti casi di emergenza a livello di salute. Immaginate se arrivano tre casi allo stesso giorno di problemi cardiaci, e che hanno bisogno, la gente ha bisogno di subire tre interventi chirurgici al giorno. Quanto potrà costare questo per una parrocchia, una piccola parrocchia, diciamo, ad Aleppo? In un paese, scusa se ti interrompo, dove naturalmente la guerra ha fatto salire alle stelle i costi di qualunque cosa, dal primo prodotto alimentare ovviamente alle operazioni chirurgiche, eccetera, eccetera. Anche questo, purtroppo, quello che succedeva, che c'erano anche i pirati, le persone, purtroppo i commercianti che pescavano anche nella palude, come noi diciamo lì, come detto. Hanno cominciato, specialmente quando si chiudeva anche la strada principale per Aleppo, allora non si trovava neanche un pezzo di pomodoro. La gente in questi anni ha subito veramente cosa vuol dire la fame, ha subito cosa vuol dire non avere neanche un pugno di farina nella casa e passare due, tre, anzi anche una settimana senza mangiare niente. E quelle sono un po' le esperienze più dolorose, di fame, di sete, ma il più di terrore di questi missili che cadevano in modo da terrorizzare la gente. E quella era veramente l'intenzione di queste milizie, che erano a distanza di 100-150 metri dal nostro convento e che lanciavano i missili in modo continuo senza lasciare che la gente prendesse il fiato.
E voi avete condiviso questa sorte, intendo dire voi religiosi, voi nella parrocchia, i parrocchiani, perché la stessa parrocchia è stata colpita più volte e avrebbe potuto patire delle vere e proprie stragi se non fosse stata in qualche modo assistita dall'alto, giusto? E quello molto bello, una grande testimonianza che la Chiesa ha fatto e ne siamo veramente fieri, che nessuno dei religiosi nostri francescani, ma anche di tutti i cattolici, sia di clero diocesano, di diversi riti cattolici, sia anche di quelli ortodossi un po' di meno, ma hanno potuto resistere alla tentazione di scappare per salvare la propria pelle. La maggior parte, direi 99% dei casi del clero, in modo particolare cattolico, è rimasto con il popolo e ha continuato a patire, a soffrire con questo popolo sofferente. Immaginate voi, abbiamo fatto un record che possono essere anche messi nel libro di Guinness, per esempio fare la doccia con una mezza bottiglia di questo dopo due settimane senza doccia. Cioè, abbiamo potuto veramente sperimentare cosa vuol dire anche il freddo e il caldo terribile di Aleppo, siccome è una città vicina al deserto nel nord-est. Allora era sempre, e lo è, influenzata di questo deserto. Tanto caldo, tanto freddo, tutte queste condizioni, ma la cosa peggiore è quel terrore, la mancanza di sicurezza, la mancanza di riparo, perché questo, il missile che cadeva, poteva prendere tutti, a casa, per la strada, nella chiesa, nella scuola, e la preoccupazione della gente quotidiana. Ma è la domanda esistenziale, ma forse abbiamo sbagliato di rimanere fino ad oggi? Forse è giunto il momento di lasciare il paese e scappare, di buttarci senza niente? Abbiamo avuto tanti esempi di famiglie che hanno perso la speranza, hanno venduto per niente. Immaginate che uno vende una casa con 2.000 euro e poi si butta in Armenia, dove c'è anche la fame, si butta lì con tutti i membri della famiglia, senza una prospettiva, senza un futuro, a causa di questo terrore che regnava nei cuori. E in certo momento hanno dovuto anche poi fare un passo indietro e tornare ad Aleppo, ma a subire lì la fame, senza niente e anche senza casa. Tante scelte sbagliate che tante persone hanno fatto a causa di questa disperazione, a questo senso di terrore. Io ricordo che abbiamo celebrato 2 anni fa un funerale per un nostro parrocchiano che ha tentato la via del mare e lì è finito come cibo dei pesci del mare, e abbiamo celebrato con la moglie e con i bambini, abbiamo celebrato il funerale. E quindi gente che si buttava senza pensare, terrorizzata, senza direzione, e in quel momento molto molto difficile, che la Chiesa è diventata l'unico punto di riferimento, l'unico punto di riferimento credibile, non solo ai parrocchiani, ai cristiani, ma anche a tutti i cittadini di Aleppo. Ecco, voi avete vissuto in quella situazione praticamente per 4 anni. Avete sentito in quei 4 anni una solidarietà da parte dell'Occidente, dell'Europa e anche da parte dei cristiani europei occidentali, oppure avete sentito un distacco, per non dire una parola ancora più brutta, indifferenza? Abbiamo sentito questo distacco dal punto di vista dei governi, un po' anche dell'Europa, di tutto il mondo. C'era un'ottica che guidava quasi quasi anche le istituzioni umanitarie, le costituzioni che aiutano, che dovevano aiutare la gente. Sentivamo che gli aiuti andavano sempre ai siriani oltre la frontiera, quindi in Turchia, in Giordania, nel Libano. Ma per la gente che è rimasta sotto il governo attuale di Assad, sotto la protezione dell'esercito regolare, erano così abbandonati proprio in modo sistematico, senza aiuti. Quello che si è fatto avanti è la Chiesa. Il Santo Padre Francesco e tutti i vescovi, parroci,
e tanta buona gente di cristiani che si è fatta sentire molto molto solidale con la preghiera e anche con gli aiuti umanitari, magari anche con dei sacrifici, non solo i cristiani, ma intendo dire anche quelle persone di buona volontà che si sono mossi dalla compassione e hanno cominciato a dire: ma noi cosa possiamo fare lì? E lì abbiamo sperimentato proprio la tenerezza di Dio, la tenerezza provvidente attraverso tante persone che hanno cominciato a compatire con noi, a sentirsi proprio invitati ad aiutare in tutti i modi. Io ricordo un'anziana che prende come pensione 600 euro. Mi è venuta in uno di questi viaggi a darmi 50 euro e mi diceva: ma padre, io ho questa pensione e non ho niente altro, cerco sempre di risparmiare. E io dicevo: ma signora, come riesci a risparmiare? Come riesci a fare per darmi questi 50 euro? Diceva: padre, per dire il vero, ogni mese che devo ho la lista delle medicine, ometto una medicina e non la compro, e così risparmio un po' di soldi per mandare ai cittadini di Aleppo. Ho visto questo con i propri occhi, è un esempio di questa generosità, di questa gratuità, di questo spirito di sacrificio che ho sentito e continuo a sentire. E allora lì che veramente ci siamo sentiti un po' non abbandonati, ecco che abbiamo potuto, con questi spiccioli della vedova, secondo il Vangelo, fare tantissimi miracoli. Oggi abbiamo 35 progetti di emergenza e di ricostruzione del paese. Abbiamo sviluppato un sistema molto molto grande, anche dal punto di vista scientifico, di volontari, di persone specializzate, di avvocati, di ingegneri, di medici. E allora che anche il deserto comincia lentamente a fiorire, e con queste donazioni, specialmente dai privati, specialmente dalle famiglie, dalle parrocchie, che riusciamo ancora oggi a sopravvivere in questa città di morte che è Aleppo. Ecco, padre Ibrahim non lo racconta, ma la sua chiesa, la sua parrocchia è stata colpita almeno 3-4 volte l'anno per questi 4 anni da missili, ordigni di vario genere, e una volta in cui è stata colpita da un missile è stata colpita mentre lui stava celebrando le prime comunioni con decine e decine di bambini nella chiesa, e questo ordigno è caduto sulla chiesa e per fortuna non è esploso, perché sennò sarebbe stata una strage incredibile. Io vorrei chiedergli, ci ha raccontato, ci ha descritto il quadro. In questo quadro, il carisma francescano, nello specifico, quanto ha influito? Che ruolo questo carisma specifico, che importanza ha avuto? Sicuramente ha avuto il ruolo di leone lì in mezzo a queste macerie, in mezzo a questo disordine di Aleppo. Questa apertura non condizionata, senza limiti, verso i poveri, verso i deboli, questo spalancare delle porte del convento, hanno bisogno di avere veramente dentro il cuore un grande coraggio per fare questi passi. Generalmente noi tendiamo all'autodifesa, pensiamo a quelli che potranno magari entrare per fare problemi, o magari anche questi alcuni membri delle milizie armate. Si poteva pensare a chiudere le porte, a rimanere nella nostra tranquillità, ma lo Spirito Santo e lo Spirito che ha guidato San Francesco non ha permesso che questo fosse stata la nostra scelta. E quindi spalancare già le porte è una grande cosa per noi, che significava per noi tanti sacrifici. Immaginate aprire la porta dalle 7 del mattino e finire fino alle 11 di sera, e qualche volta anche dopo, per risolvere qualche caso, essere immersi, inchiodati sulla sedia, fino ad oggi, inchiodati sulla sedia per accogliere tutti i casi di persone che bussano la porta senza limiti, per ascoltare anche per una quart'ora,
ascoltare la persona e, come diceva Papa Francesco, guardare negli occhi del povero e non giudicarlo o non trasformarlo in un ampliant, in un documento scritto con qualche informazione. Guardare la persona di fronte, manifestare questa compassione, e sono atteggiamenti francescani. Anche quando Papa Francesco dice questo, andare verso le periferie, andare a preoccuparci del più povero, del più debole, in tutti gli aspetti, erano questi atteggiamenti francescani di fondo che ci hanno guidati. E lì abbiamo fatto veramente una bella testimonianza, non solo a livello anche fuori della Chiesa, ma anche al di dentro della Chiesa, al clero diocesano, accogliere perfino anche un vescovo e un sacerdote che hanno perso la curia, la casa vescovile, con dei missili caduti, accoglierli per 2 anni, aprire sempre la porta anche per questa accoglienza di persone che lasciano la casa all'improvviso e scappano. Ma l'ascolto, poi, questo ascolto compassionevole, attento del cuore, è di là che tante ricchezze abbiamo avuto, specialmente della parola di Dio che ci guida, ci guidava durante questi anni di crisi. E con questo ascolto che il Signore parlava attraverso il povero e mi indica ancora oggi quali progetti dobbiamo fare, ed eravamo disposti, e anche lì la gratuità del cuore di Francesco, perché per amare c'è bisogno che il cuore sia libero, e per essere totalmente gratuiti bisogna avere questa libertà del cuore, e anche questa di Francesco. Non fare la volontà propria nostra, ma fare la volontà di Dio. Io sperimentavo tante volte come pensavo in un modo e volevo dirigere un progetto o qualcosa in un modo, ma proprio sentivo che la volontà del Signore era diversa. Io cercavo con tanta buona volontà, per esempio, invece del pacco alimentare, di fare qualche altro tipo di aiuto. E invece il Signore che mi guidava in un'altra direzione. E avere questa libertà del cuore per dire semplicemente: io penso questo, anche se non è sbagliato, ma non voglio fare oggi la mia volontà, ma dire ogni giorno: voglio fare la volontà del Signore, perché noi non sappiamo niente, ma Lui che guida questa barca in mezzo a questa grande tempesta. E quindi questo non voler fare la volontà propria, ma seguire con tanta sete e con tanto ossequio e con tanta reverenza questa parola di Dio che veniva dagli ultimi, dai più poveri, e obbedire a questo con tanti sacrifici, era anche questo di Francesco. Ma poi anche c'erano altre cose, non solo il rapporto fra di noi cristiani, un rapporto semplice che ci ha purificati tutti quanti. Immaginate che siamo 9 comunità cristiane, 6 cattoliche e 3 ortodosse. Abbiamo quasi 9 vescovi lì, 2 rapiti, non sappiamo di loro, non sappiamo niente, ma abbiamo 9 capi della Chiesa lì, e siamo una 60ina di sacerdoti, senza contare anche i religiosi. Essere messi tutti insieme a coordinare, a collaborare, a dire no, a rinunciare al mio modo di pensare per adottare quello di tutta la comunità unita, di radunarci con tanta umiltà nell'ascolto l'uno all'altro per arrivare poi a comprendere e a discernere la volontà di Dio. Anche lì c'era un percorso molto molto faticoso, però molto fruttuoso e molto profondo. Perfino per arrivare poi ai nostri fratelli e sorelle musulmani. All'inizio di quest'anno, prima anche a dicembre, prima dell'accordo di pace del 22 dicembre, è lì che veniva una persona da un'associazione ortodossa e mi diceva: padre, abbiamo un progetto che dobbiamo chiudere perché per mancanza di finanziamento. E io dicevo: ma quale progetto vuoi chiudere?
e lui mi diceva: abbiamo aiutato per un anno 400 bambini musulmani di famiglie profughe che sono arrivate dalla periferia di Aleppo verso Aleppo, e abbiamo aiutato per i pannolini e per il latte di bambini, ma adesso non ce la facciamo perché la parte che finanziava questo progetto ha smesso di mandarci soldi, ha deciso di chiudere. E io subito all'improvviso ho sgridato: ma non si può chiudere questo progetto. E diceva: ma cosa faccio? Io dicevo: continua tu, ci penserò io. Ma io non avevo neanche una minima idea di dove, da dove avrei preso questi soldi, poi di chi avrebbe proprio fatto avanti per finanziare questo progetto. Ma poi diceva: ma c'ho anche un altro progetto che dobbiamo chiudere. Cos' quale? Diceva: ci sono 200 bambini musulmani con dei casi di deformazioni di nascita, e che quelli sono quasi quasi allattati, sono senza neanche senza coscienza, poverini. Lì abbiamo aiutato anche per un anno, ma adesso non ce la facciamo. E io anche lì ho detto: ma lascia stare, continua tu, ci penseremo noi. E di là abbiamo con tanto coraggio iniziato così ad adottare questi 600 casi di bambini musulmani. Ma è un esempio, no? Per dire che la carità dentro il cuore ci spinge, non possiamo rinchiuderla per pensare ai nostri, alla mia famiglia, alla mia parrocchia, alla mia chiesa, ai noi cristiani. Ma il Signore, come ho sentito, che ci spingeva proprio ogni giorno per uscire fuori di noi stessi, fino a quando ci siamo proprio svuotati completamente di noi stessi per essere totalmente per gli altri. Un altro episodio molto bello è quello quando tutti questi gruppi armati hanno abbandonato le armi e sono usciti dalla parte est della città e sono andati ai campi di profughi preparati per loro. Era in pieno inverno lì, il freddo terribile di Aleppo, gente affamata, senza acqua anche, senza vestiti, bambini, quanti bambini senza scarpe. E allora lì abbiamo detto, eravamo in pieno Natale e non riuscivamo a comprendere che veramente sono finiti questi missili a cadere su tutta la città, che qualcosa è finito di questo terrore. Però allo stesso tempo, celebrando Natale lì nella parrocchia, io dicevo: ma siamo contenti, siamo veramente in piena sorpresa, meravigliati di quello che il Signore ha fatto per noi. Però dall'altra parte ci sentiamo molto responsabili e spinti di uscire di noi stessi per andare sui passi dei magi e dei pastori, per andare incontro al Gesù bambino che nasce oggi nei campi di profughi. Sono i nostri fratelli e sorelle. Qualcuno poteva dire che sono i figli di quelli che hanno ammazzato i nostri figli, quelli che hanno distrutto le nostre case, questi musulmani che ci hanno trattati male, che ci hanno fatti morire senza motivo. E io dicevo: lì non possiamo ritirarci indietro. Vogliamo andare per stendere la mano del perdono e della riconciliazione, manifestare cosa vuol dire la carità di Cristo. E in quel momento che siamo andati, abbiamo raccolto tutto quello che potevamo, di vestiti, ma anche di alimentari, di medicina e di cose, di cisterne di acqua, e siamo andati lì a visitare loro, a visitare le loro case, ad ascoltare loro e a stringere la mano a loro. Tanti segni. Forse dobbiamo, per questioni climatiche, non so cos'è. Ma com'è voi lì? Perché io qui l'ombrello ce l'ho, ma... Proviamo due minuti, se poi peggiora... vediamo un po', vedo che siete attrezzatissimi però, quindi... Magari proseguiamo qualche minuto, poi vediamo come... Ok. Allora, Fra Ibrahim, io avevo una... Tu hai detto prima 35 progetti tra emergenza e ricostruzione, il che descrive in estremissima sintesi la situazione di Aleppo oggi. Però io ti chiederei,
di parlarci, visto che si parla di futuro in questo festival. Qual è la situazione di Aleppo oggi? Qual è la direzione che sta prendendo? E con un particolare riferimento anche ai giovani. Il Medio Oriente è una regione dove i giovani sono tanti, dove sono i primi e poi a patire in queste situazioni, e la parrocchia, l'opera francescana ha varato dei progetti molto importanti per loro. Io ricordo per esempio il progetto per aiutare a ripartire in qualche modo, sia dal punto di vista del lavoro sia dal punto di vista della famiglia, i giovani che si erano sposati dopo l'inizio delle ostilità, perché sposarsi, mettere su una famiglia, fare figli dopo l'inizio di una guerra è certamente un segnale di grandissima speranza e fiducia in un futuro possibile. Ecco, com'è Aleppo? Dove va? Dove vanno i suoi giovani? La situazione è che si tratta di una città dove c'è più di 60 o 70% di distruzione, tutta distrutta. È una città di morte, una città dove tante famiglie sono uscite e non sono tornate più, o che stanno tornando oggi ma non sanno dove andare. Dall'altra parte è una città paralizzata dal punto di vista economico, una città come Aleppo, che era come Milano per l'Italia, che faceva 60% della produzione industriale, che era una città produttiva e non consumatrice, è diventata totalmente consumatrice da tutti gli aspetti. Dall'altra parte, secondo le nostre statistiche, la maggior parte della nostra gente continua a essere dipendente completamente dagli aiuti. Tante famiglie anche giovani, che si confessano di distribuire il pacco alimentare che noi distribuiamo, che dovrebbe essere sufficiente per 22 giorni, per tutti i 30 giorni del mese, perché non ce la fanno a comprare altro. Poi anche dipendenza totale dal punto di vista sanitario, la gente non ce la fa a pagare neanche una visita medica, neanche una piccola medicina. Lì anche che noi siamo chiamati a continuare quindi questi piani di emergenza, che riguardano sia il pacco alimentare sia anche la parte sanitaria, ma diverse altre parti di emergenza, specialmente curando le famiglie giovani. Dall'altra parte però ecco che bisogna avviare un processo di ricostruzione del paese. E io ricordo a febbraio eravamo tutti in attesa come capi religiosi cristiani e musulmani di cosa avrebbe fatto il governo, se c'è un progetto per ricostruire Aleppo distrutta. E lì abbiamo incontrato il primo ministro con 6 ministri venuti da Damasco. E lì semplicemente il primo ministro ha detto: guardate, per parlare di acqua, per parlare di cibo, per parlare di elettricità, non ce la facciamo, siamo ancora in piena guerra come paese e quindi non possiamo procurare niente. Quanto ISIS è presente nel territorio siriano, tutto questo è insicuro. Dall'altra parte tutti si sono domandati: ma chi allora potrà pensare di ricostruire le chiese e le moschee che hanno una certa rilevanza anche culturale? E anche lui lì ha detto: non possiamo neanche pensare di un risarcimento sia per queste cose sia anche per le abitazioni della gente. E lì io ricordo in quel momento, che era un momento di grande sconforto, io guardavo nel mio cuore, guardavo e dicevo fra me e me, che noi avremmo ricostruito Aleppo per loro e anche per tutti i cittadini, per noi, per le nostre famiglie e anche per tutti i cittadini. E di là abbiamo cominciato un piano per la ricostruzione delle case. Abbiamo scoperto che ci sono tante famiglie che continuano a vivere nelle case semidistrutte, fra le macerie, perché non hanno dove andare, non hanno una scelta. E lì abbiamo detto: allora cominciamo a ricostruire le case danneggiate dai missili. E fino ad oggi, con un gruppo di ingegneri proprio creato dal posto, ingegneri magari che per 5 anni non avevano lavoro, abbiamo ricostruito 650 case
per 650 famiglie e continuiamo ad avere una lista lunga, ma un lavoro assiduo di più di 50 case ricostruite secondo tutti i livelli di danno causato ogni mese. Lo stesso abbiamo guardato attorno, abbiamo visto tanti uomini, donne, giovani che vogliono lavorare, che hanno le capacità, i talenti, che vogliono essere indipendenti dagli aiuti umanitari, ma non ce la fanno, o perché il negozio è danneggiato, o perché non hanno la possibilità di pagare un negozio, l'affitto di un negozio, o di comprare un macchinario, o di comprare altre merce per vendere. E lì anche abbiamo aperto questo progetto di micro progetti, piccoli progetti possibili, l'abbiamo chiamato, e abbiamo aiutato fino ad oggi più di 250 persone per mettersi in piedi e per essere autosufficienti. Speriamo fra un anno che si mettano in piedi con l'aiuto di 1.000 fino a 2.000 euro, in modo che possono riprendere un lavoro con piccoli passi, nonostante tutte le sfide, perché lì il mercato non c'è, la merce non c'è, la gente non compra se non le cose più essenziali. E allora lì veramente c'è una grande sfida e ci domandiamo sempre che se ci sarà la possibilità di avviare questo processo di economia. E poi guardando attorno, a partire anche di dicembre scorso, io guardavo le giovani coppie, le famiglie che sono nate durante questa crisi dal 2012 in poi, anzi anche dal 2010, e che non ce la fanno a mettersi in piedi, non ce la fanno neanche a trovare un lavoro o un cibo. Immaginate una disoccupazione per noi di 85% lì nella città. E allora lì che abbiamo cominciato a fare un po' le statistiche, a raccogliere i dati, e abbiamo adottato 1.000 famiglie sposate, cristiane, sposate dal 2010 in poi. E in questo momento avremmo pensato anche al nostro futuro come comunità cristiana. Senza questa assistenza la gente potrà fare anche delle scelte senza logiche, che potranno anche mettere in pericolo la propria vita coniugale e la propria vita, il sacramento del matrimonio. Lì abbiamo, oltre a distribuire il pacco alimentare a loro, a pagare l'elettricità, abbiamo coperto tutte le spese della gravidanza, dell'assistenza di gravidanza, il processo di parto, ma anche la cura alla sterilità, l'assistenza al feto, alla vita nascente, anche alla madre dopo il parto. E abbiamo pensato anche a spingere e a seguire queste coppie giovani che hanno bisogno di una grande assistenza. Quest'anno abbiamo fatto anche sulla stessa scia, abbiamo fatto una scelta anche in questa direzione, e da maggio che ho annunciato nella chiesa che siamo pronti per accogliere tutti i Romeo e Giulietta che stanno girando un po' per le strade da 2-3 anni, vogliono, sognano di vivere il matrimonio cristiano, ma non ce la fanno a causa della mancanza di soldi. E lì veramente è una cosa, era una pazzia come tutti gli altri progetti che abbiamo fatto, ma fino a oggi avrei incontrato 60 di queste coppie di tutti i riti cristiani e abbiamo dato una spinta per avviare il processo del matrimonio, e tanti di loro si sono sposati, non riescono a esprimere la gioia, si sentono veramente affiancati dalla Chiesa. E anche questo è un progetto di primaria importanza. Abbiamo pensato a dare anche 2 soldini per il corredo della ragazza, abbiamo ricostruito case o abbiamo dato un aiuto per l'affitto di casa o arredamenti o cose pratiche per il matrimonio, e per diverse coppie avremmo anche regalato la fede. E lì anche per quelli sposati già, tanti hanno dovuto vendere
la fede per mancanza di soldi. E anche lì abbiamo pensato un po' di aiutare anche per i fidanzati se questo progetto, fino a quando la gente un po', perché lì è diventata un piccolo villaggio la città, allora ci sono anche le dicerie, qualche volta fanno passare la parola e la gente comprende una cosa invece di un'altra cosa. Allora una volta abbiamo aiutato una coppia di questi fidanzati a comprare la fede e allora hanno fatto passare la parola in tutta la città a dire: guardate, questo padre Ibrahim, questi francescani stanno distribuendo anelli d'oro, quindi andate. E la gente correva, bussava alla porta: ma veramente padre, state distribuendo anelli d'oro anche alla gente qua? Cioè, per dire, no, sono le cose un po' più sensibili che riguardano sia il nostro presente sia anche il nostro futuro, siano delle cose che riguardano anche i bambini pieni di ferite, di traumi, di sofferenze, gente, una generazione che non conosce altro se non la guerra. Come dicono tanti professori delle scuole statali ma anche private, che dicono: non conosciamo più questa generazione, una resistenza, non riescono a concentrarsi, resistono al processo educativo, formativo, gente che è piena di violenza, si sente dalle storie che racconta, tutta piena di violenza, famiglie dietro completamente distrutte. E lì anche che stiamo pensando molto a questo progetto di formazione, educazione, con la creazione di centri di post scuola per assistere umanamente e anche spiritualmente questo processo di crescita, ma anche con l'oratorio estivo che è fatto per questo terzo anno e che ha accolto perfino 860 per bambini per 2 mesi con tante tante attività. Abbiamo dato il titolo quest'anno che dice: voglio colorare, dare un colore nuovo alla mia vita attraverso e con Gesù. E allora una signora che viene dopo questi 2 mesi, quando dopo la chiusura di questo oratorio estivo, a dirmi: padre, non avete soltanto dato un colore nuovo ai nostri bambini, ma avete dato a noi stessi come genitori, avete cambiato tutta l'atmosfera della nostra casa. Anzi, con questi colori, con questi colori di vestiti e con quello che avete insegnato, avete dato un colore nuovo a tutta la città, avete dato una vita nuova a questa città, una vita piena anche di guarigione di tanti corpi e di tanti anche di tanti cuori. Per dire, il futuro, si parla del futuro, ma il futuro non esiste lì per noi. Tornando al tema nostro di futuro, il futuro non esiste secondo la logica umana. Guardando la città, perfino oggi la gente continua a dire: non avremo un futuro, non si potrà pensare ricostruire un futuro lì ad Aleppo. Però noi, con l'ottica della fede, vediamo un futuro molto sicuro, perché non dipende dalla nostra forza, da quello che noi facciamo o possiamo fare, ma dipende dalla fedeltà del Signore, che ha voluto che questo albero della Chiesa sia radicato da più di 20 secoli di storia lì. E nonostante tutto quello che è successo in tutti questi secoli di persecuzioni e di scombussolamenti a tutti i livelli, non ha potuto sradicare quest'albero. E quindi un futuro di fede e di speranza, però un futuro da ricostruire. Non guardiamo a quello che gli altri fanno o diciamo: ma perché l'altro non fa? Perché quelli non si muovono così? Perché non fanno qualcosa di qua? Invece a guardare a noi stessi e a dire: noi abbiamo un seme molto forte dentro di noi, un seme di vita e di guarigione che abbiamo preso dal battesimo, e noi possiamo dare oggi, nonostante tutti i nostri limiti, possiamo dare una risposta, ricostruire il futuro per Aleppo, per
la comunità cristiana e anche per tutti i cittadini. Grazie Padre. Io credo che non sia esagerato dire, come le vicende della pace e della guerra hanno dimostrato, che se questa sfida per il futuro sarà vinta ad Aleppo, probabilmente sarà vinta anche per tutto il resto della Siria e forse anche per una parte importante di questo travagliatissimo Medio Oriente.